sugar while I get a glass of. Siamo qui al termine di Atalanta-Parma, vince largamente l'Atalanta, partire subito dal Parma. Ragazzi, lo sapevamo, questa era una partita tossissima, gli avversari sono di un livello nettamente superiore, quindi bisognava solo cercare di serrare un pochino i ranghi. All'inizio ci siete riusciti, poi piano piano sono venuti un po' fuori loro, un po' vi siete demoralizzati, insomma la partita poi ha preso una piega completamente difficile. Sì, ci avevamo provato i primi 5-10 minuti, stavamo pure sul 2-1, poi è venuta fuori la differenza tecnica e purtroppo c'è poco da dire. E il livello era più alto, quindi ci mettiamo la faccia, sarà una bruttissima partita poi. Pietro, pensandoci prima, guardiamo un po' le classifiche dei due gironi. Paradossalmente siete stati sfortunati, siete capitati nel girone dove le squadre praticamente se la giocano un po' quasi tutte alla pari. Nell'altro girone invece la situazione è molto più, diciamo, semplice. A questo punto potreste essere la sorpresa magari delle fasi finali. Ma è quello anche un fatto di mentalità, perché le altre partite, pure l'ultima, c'era pure una bella differenza tecnica, fino agli ultimi 10 minuti eravamo 0-0, quindi se riusciamo a tenere un po' di più il passo, eccetera, potremmo anche riuscirci. Bisogna mettersi un po' di più in forma. Grazie mille, alla prossima vi faccio fare i complimenti agli avversari. Bravo. Passiamo invece all'Atalanta. Con l'assenza di Andreozzi stasera ho visto sorrisi, tranquillità, nessuno che si lamenta, possesso palla sotto porta, nessuno che si incazza, che urla. Partita direi, diciamo, perfetta, anche pali, traverse, poteva finire con il risultato più largo. Certo, insomma,
la differenza tecnica c'era, però comunque si è notata una tiratina delle orecchie al capitano, bisogna farla. No, ma capitano quella l'ex assente, capitano, ma capitano l'ex, ecco, da oggi qui, poi sì, c'è un nuovo capitano. Assolutamente, con l'assenza di Andreozzi si è visto che giochiamo meglio. Giochiamo palla a terra senza nervosismo. No, vabbè, a parte gli scherzi, giochiamo. Cacciali tutti! Sì, no, ma non conta niente in squadra. Il torneo viene con un'altra squadra. Sì, assolutamente. Giochiamo ogni partita con la stessa intensità, quindi non. Passo che Alessio lo tagliamo di mezzo. Sì, insomma, sì, no, se le partite si mettono in questa maniera, siamo contenti di giocare in questa maniera. Non ho sentito qualche bestemmia, però almeno non con i compagni da parte di nervosismo di per se stessi, non per. Ragazzi, bisogna essere solo un po' fortunati dopo l'ultima partita, cercando comunque di ottenere un risultato positivo alla Champions, può arrivare. Sì, no, assolutamente, dobbiamo vincere la prossima e sperare partita. Sì, assolutamente. Grazie mille, alla prossima, ragazzi, complimenti.